Serena Vicari, 54 anni, di San Zeno di Montagna Verona, stava pulendo la sua camera quando un calabrone la punta alla coscia. Subito dopo, è scesa al piano inferiore per mostrare al marito le due punture che si erano gonfiate sulle gambe. Successivamente, è andata in bagno per disinfettare le ferite. Dopo alcuni minuti, il marito, non vedendola uscire, ha bussato alla porta, è entrato e l'ha trovata distesa sul pavimento. Immediatamente, il marito e i figli hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero del 118, ma ogni tentativo di rianimarla si è rivelato inutile. Il cuore della donna aveva già smesso di battere a causa di un arresto cardiocircolatorio, probabilmente dovuto a uno shock anafilattico provocato dalle punture dei calabroni. Il 3 ottobre, dopo la morte della madre, il figlio maggiore Luca, 32 anni, ha dichiarato all'Arena: «Non riusciamo ancora a spiegarci cosa sia successo. Mia madre non ha mai avuto problemi di allergie. Non ci sono stati episodi che facessero pensare a una sua sensibilità o a una reazione così grave alle punture di calabroni. Sembra, infatti, che le punture avessero provocato solo un lieve gonfiore e un leggero mal di testa». Serena Vicari, casalinga benvoluta in paese, viveva a San Zeno di Montagna da oltre 30 anni, dopo essersi trasferita da Mantova, sua città natale, in seguito al matrimonio con Lorenzo Zanolli, dipendente dei servizi forestali. La donna lascia due figli, Luca, 32 anni, ed Emanuele, 21. I funerali si terranno oggi, sabato 5 ottobre, presso la chiesa parrocchiale di San Zeno di Montagna. Il sindaco Maurizio Castellani ha commentato: «È difficile trovare le parole. La sua morte improvvisa ha colpito profondamente la nostra comunità. Serena era una donna solare, sempre pronta a salutarti con un sorriso. Era stimata da tutti». Grazie per la visione. Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante. Resta sempre aggiornato.